Edoardo Esposito, ultima uscita con gli scarpini al piede, insomma, raccontaci più che altro le tue emozioni. Fortissime emozioni, e ringrazio tutta la società per questa bellissima sorpresa. E non ho tante parole, sono veramente emozionato, ringrazio tutti, è stato bellissimo giocare qui e far parte di questa famiglia. Questa famiglia non ti lascia scappare, perché insomma per te c'è un posto in scrivania. Sì, così si vocifera, vediamo adesso quello che posso fare, l'aiuto che gli posso dare, insomma. In due parole anche un bilancio, insomma, anche del campionato, questo terzo posto ipotecato, e c'è un po' di amaro in bocca o forse, diciamo, rispecchia i valori? Io sì, penso che c'è un po' di amaro in bocca, potevamo secondo me fare un po' di più. Avevamo la squadra per poterlo fare, sono stati bravi anche gli altri, eh. Facciamo tanti complimenti a tutti quanti, sia all'Anzio che allo Stella, e va bene, adesso aspettiamo queste Final Four e speriamo di toglierci una gran soddisfazione. Uno degli obiettivi, insomma, stagionali, che comunque può regalarvi veramente una grande ciliegina sopra. È quello che stiamo aspettando tutti quanti e speriamo bene, incrociamo le dita e io sono convinto che faremo un bel risultato. Mister Vellucci, si sapeva, insomma, il tasso tecnico tra le due squadre era piuttosto evidente, insomma, la differenza, però siete venuti qui e avete affrontato l'impegno con grande dignità. Sì, per noi questa non era la partita della salvezza, perché comunque abbiamo fatto molto meno nelle altre partite in cui potevamo fare punti. La qualità dell'avversario la conoscevamo, all'andata ce la siamo giocati fino al 28-29 al secondo tempo, vincevamo 4-3 e l'abbiamo persa, però questa squadra merita di stare lassù, forse ha anche qualche punto in meno rispetto alla qualità che ha, però comunque merita tutti i punti e anche noi meritiamo i punti che abbiamo, anzi forse ne abbiamo fatti anche troppi rispetto a quello che abbiamo fatto vedere.